Bene, allora abbiamo 20 minuti di discussione, di domande, di interventi. Mi pare che, insomma, cose da discutere ce ne sarebbero tantissime. Cioè, la cosa che più mi ha impressionato è una sorta di, insomma, di filo rosso che lega tutte queste relazioni, che insomma c'è una forte sintonia con l'intonazione culturale, istituzionale del nostro paese, c'è un ritorno al centro, diciamo, mi pare che tranne per un aspetto Matteo, diciamo, ma solo per l'aspetto finale, ma pare che in tutte e quattro le relazioni ci sia una forte intonazione con quello che si vorrebbe fare nel nostro paese, che è il tentativo che alcune forze politiche, non solo, anche forze sociali, cioè c'è una forte spinta nel paese a ricentralizzare, a ripensare questa esperienza degli ultimi decenni, diciamo. Quindi mi pare che sia una cosa felice, molto pessimistica, ma diciamo, ma pessimismo ragionato, no? Non, diciamo, sia una risposta al freddo, diciamo, c'è questa cioè, il locale è visto come una sorta di piccolo male, tutto che gran parte che si fa nei luoghi, cioè i cittadini, la gente, la popolazione, i politici locali, quello è visto come un fondo di, diciamo, di soprusi, di corruzione, di, insomma, di clientelismo, mentre sembrerebbe che il giudizio che si ha sul centro sia, per quanto negativo nel nostro paese, sia relativamente meno fosco, diciamo. Questo l'ho notato, l'ho sentito. Poi ti rispondo. Sì, certo ti rispondo, no, in questo modo per avviare la discussione, insomma, io questa è l'impressione, diciamo, cioè, molte. Cioè, rispetto a qualche anno fa l'intonazione culturale nel paese è cambiata di molto, e quindi credo che anche il dibattito scientifico ne risente, diciamo. Sulle pagine, quindi, per dire che ci sarebbe molto da discutere, peraltro alcune di queste cose incrociano anche quello che succede proprio in queste settimane, la riforma, il 4 dicembre, cioè un dibattito molto, molto interessante anche per l'attualità dei temi che hanno sollevato i relatori, diciamo. Non sono temi astratti, come vedete, anzi fa vedere un mondo vivace, un mondo accademico molto attento anche a ciò che succede nel nostro paese. Ecco, prego. Io più che un intervento volevo rispondere. Venga, questo poi. Venga al podio. Paolo Guzzo, azienda sanitaria, già docente all'Università di Bari di Sociologia. Più che un intervento strutturato, è semplicemente una sollecitazione per quanto riguarda le tesi del professore De Felice. Felice, scusi. Vorrei capire se in qualche modo ha interfacciato sicuramente le tesi di Mancur Olson sull'ascesa del declino delle nazioni, se e in che misura il suo modello possa essere utile nello spiegare le cose che ci stiamo dicendo ora. E per quanto riguarda invece lo sviluppo culturale, diciamo, lo sviluppo culturale è in qualche modo giovanile, e inviterei gli studiosi, compreso me stesso naturalmente, a capire le ragioni di questa facilità dell'emigrare e del restare fuori e del non ritornare. Spiegazioni naturalmente che sono già in qualche modo presenti in molta della letteratura, ma indagare su quali fattori le agenzie di sviluppo possano incidere non solo quello che si definisce ritorno dei cervelli, a cui credo poco, ma di creare quelle condizioni al contorno che favoriscono quantomeno un tasso di sviluppo endogeno, autoctono, seriamente guidato da persone competenti. Grazie. Sì. Bene, altri interventi, dai. Prego, prego. Sì, dai, ma così ti sento, scusami. Siedono tutti, se no ti sento la massima. Io ho una domanda. Sì, ma nessuno ha detto che c'era il profumo. No, aspetta. Massimo Marrelli. Aspetta che te ne... Un attimo, resta in linea. Sì, sono Massimo Marrelli, insegno alla Federico II. Io c'ho un dato che mi colpisce. Le tesi che abbiamo sentito sono particolarmente interessanti. Però io lo confronterei. Mi porrei questa domanda, mi fate leggere sul allora, nelle regioni del Mezzogiorno, fatte obiettivo 1, scusate, io ho solo il dato sull'obiettivo 1, negli ultimi 7 anni fatte 100 le gare
di appalto delle regioni, il 73% sono state impugnate al TAR. 73%. Di queste ovviamente solo una parte sono state decise a livello definitivo al Consiglio di Stato. La risposta è che di quelle che sono arrivate al Consiglio di Stato il 50% hanno dato a favore, hanno dato ragione a chi impugnava, il 50% hanno dato torto a chi ha impugnato questa decisione. Significa che se io la già siamo non è chi la farei qui. Questo stesso dato non ce l'ho completo, scusate, quindi è una domanda che io pongo, è molto importante questa cosa. Io quella risposta ce l'ho, che spero di poter dare domani. Quello stesso dato ce l'ho per 4 regioni del nord-ovest. La percentuale di impugnativa, come si dice in italiano? Impugnazione, ricorso al TAR, scende al 57%. E in quel caso lì sono molto di meno quelle che sono state giudicate in maniera definitiva in Consiglio di Stato. Anche lì però la percentuale è 47 favorevole al ricorrente, 53 qui a Ronzo, in realtà è 52, non si capisce che fine ha fatto quell'altro 1%, invece è contrario. Allora qui c'è una domanda che uno si deve porre, dice, ma perché? Come è possibile? È un problema che riguarda la qualità delle istituzioni di cui faceva cenno Alfredo. È un problema da dove viene fuori, ma in ogni caso, anche ammesso che ci sia una differenza nella qualità delle istituzioni fra le nostre regioni, io sono calabro sicuro, quindi più meridionale di me non c'è nessuno, anche se vivo ormai da quando, a Napoli, non mi ricordo più, anche ammesso che ci sia una differenza nella qualità delle istituzioni, io trovo assolutamente non credibile, un mio amico che insegna a Columbia University dice non è possibile che il 70% delle gare pubbliche vengano impugnate, non è possibile in nessun paese al mondo. Allora dov'è il problema? 70 da noi, 57 al nord, sono numeri assolutamente non comprensibili, da qualche parte un problema c'è. C'è una differenza anche nel tasso di impugnazione, così si chiama in italiano, di ricorsi, chiamiamoli così, e questo lo capisco, c'è una differenza, ma in ogni caso il livello, forse un po' sto generalizzando, perché non ho i dati sul nord-est, i dati che vi ho detto io per il nord e il nord-ovest, quindi nord intero, ma poi la cosa che colpisce ancora di più è metà a favore e metà contrario. Nicola Persico, che sta a Columbia, dice il massimo fai prima a lanciare una monetina. Ma più dire sbagliate semmai. Questa è una domanda che da anni che mi sta colpendo, capite cosa dico? Ci sono problemi che riguardano le istituzioni, ci sono problemi antropologici, culturali, tutto quello che volete. Ma in ogni caso ci sono dei numeri di sottofondo, diciamo, l'underlying trend. Sono numeri che non si riscontrano in nessun paese al mondo. Lasciamo stare, diciamo, il common law, anche in Germania e in Francia, che sono civil law, sono cose assolutamente terribili. Per cui molto, secondo me, per gente che si occupa di queste cose, andrebbe, come dire, capito che cos'è il fenomeno che ci sta sotto, per cui poi si verifica il fatto che la Cassa del Mezzogiorno ha funzionato male o ha funzionato bene, l'agenzia di Fabrizio ha lavorato bene o ha lavorato male, ma in che condizioni, insomma, questo è il problema. Io una delle cose che direi a lui, ci conosciamo da una vita, è quello di dire, sapete come misurerei la produttività del Parlamento? Non in quante leggi ha promulgato, ma quante leggi ha abrogato, o ha razionalizzato, scusate, abrogato e sbagliato, non razionalizzato. Io credo che uno dei problemi sia quello. Bene, grazie, dai, altra ancora, abbiamo ancora un po' di tempo, posso rispondere ai nostri... i nostri relatori naturalmente. No, basta, adesso deve girare il pallino, nei dibattiti gira il pallino. Allora, altro.
niente più, non sono altro per domanda. Prego, ecco qua, lei. Oh, niente, perché... No, 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 lei no, lei non può parlare più, lei mi sei inibito, nel pomeriggio può parlare più. Adesso devo facilitare le altre. Devo girare il passo. Sviluppando oggi, intervenendo oggi. Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Io ho una domanda, io sono del nord, si sente credo anche dall'accento. E questa cosa di accentrare di nuovo allo Stato è vista forse in modo meno positivo, perché facendo riferimento a quello che è stato detto da un relatore prima, dal professor Marini, questo concetto di fiducia verso gli estranei, di educazione all'indipendenza responsabile, mi verrebbe da dire che è abbastanza forte. E anche altre cose, la possibilità di influenzare il proprio destino. Io mi chiedo se c'è un accentramento, penso anche alla famiglia, no? Io faccio parte di una famiglia, ma se c'è tutto un accentramento dal padre e la madre, come fanno a crescere i figli? Allora, se non c'è uno sviluppo, secondo me, del territorio, quindi vabbè, qui adesso sono in Calabria, penso alla Calabria, cioè se non c'è uno sviluppo di questo, della scuola di qui, che valorizza le cose di qua, ma non so, abbiamo bisogno di qualcuno che da fuori, in questo caso da Roma, venga a dire come dobbiamo fare, non lo so, ecco, io sono nel nord, quindi mi scuso un po' di questa intromissione, ma io mi occupo di aziende, di sviluppo aziendale, mi occupo di formazione per gli adulti e nelle aziende in effetti si pongono questi stessi problemi, cioè abbiamo degli operai consapevoli della loro responsabilità sul loro pezzo di lavoro, io lavoro su questo. E le aziende migliorano, diminuiscono gli scarti, insomma migliora il senso di responsabilità di tutti, dal lavoratore di base fino al dirigente, se si lavora su questi concetti che erano quelli richiamati nella mentalità progressiva. Quindi non voglio dire che si debba fare tutto a livello del territorio, io addirittura a livello d'azienda, però io vedo che quando riusciamo a lavorare con le persone, cioè a chiedersi ma che senso ha per te la tua vita, che cosa stai facendo, qual è il tuo futuro, dove vuoi vivere... Se uno non se lo chiede, io credo che puoi accentrare nelle mani del padre, della madre, piuttosto che dello Stato, ma le cose non possono modificarsi, perché a questo punto si ripetono le solite robe. Vengono da fuori a dirci cosa dobbiamo fare, e questo mi sembra veramente una, come si può dire, un rendere meno degne le persone e i territori. Comunque ecco, questo è un intervento un po' raffazzonato, non era previsto, no. E non... È chiarissimo. Comunque la domanda è, siamo così sicuri? O comunque, se si volesse accentrare, cosa si fa per evitare che a questo punto di nuovo stiamo ad aspettare che qualcosa cada? Isabella, allora. Scusate, mi chiamo Isabella Venturi e vengo dal nord, questo l'ho già detto. La Svizzera. Vabbè, dalla Toscana, ora abito in Toscana, cioè diciamo che abitavo in Svizzera, sono scesa in Lombardia, e però vedo in tutti questi territori, che comunque sono tutti del nord, un grande senso di sé, no? Di dire io esisto e me la faccio da me la mia storia. Va bene, grazie. Allora io direi a questo punto ci possiamo fermare con la breve replica, breve, 2-3 minuti. Per i relatori, diciamo, ogni relatore. Emanuele, tu vuoi dire qualcosa? Sì, volevo dire due cose. No, sono molto d'accordo con le sollecitazioni. Sì, sono molto d'accordo con le sollecitazioni dei primi due interventi. E in particolare ho dedicato il mio libro successivo, L'ascesa e il declino dell'Italia, a vedere come il caso meridionale anche si inserisca nella più ampia parabola del nostro paese e della sua classe dirigente. E in particolare i problemi dell'Italia oggi sono due. Primo, delle spese in investimenti, in istruzione, in ricerca e sviluppo più basse di tutti quelli di altri paesi avanzati. Secondo, il malfunzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia. Le cose che venivano dette si risolvono in dei dati di sintesi che io poi ho pubblicato dell'Ocse sulla durata della giustizia in Italia. I processi complessivamente durano in Italia 2900 giorni contro una media della Francia, che è il nostro stesso sistema, di 950. Le cause legate al business, alle imprese, durano in Italia 1200 giorni contro una media della Francia di 300 giorni. Sono quattro volte da posto. Quindi i ricorsi ci sono, secondo me. Posso dire una cosa, scusa. Stiamo molto attenti a distinguere
la causa dal sintomo. Perché su queste cose, scusami, sono d'accordo con te, su queste cose si pensa che il problema sia della magistratura. Bisogna stare attenti a non dare questo messaggio. No, io il problema penso che è dell'ordinamento giuridico. Io sono perfettamente d'accordo, noi abbiamo troppe leggi che si sono sovrapposte, e questo è il problema. Non stiamo dicendo la stessa cosa, solo dicevo esplicitiamo, nel senso che non è un problema che il magistrato non fa dire. Non è sempre un problema della magistratura, non è evidente che non è un problema della magistratura, è un problema dell'ordinamento, della iperregolazione che c'è stata in Italia negli ultimi 40 anni. Ed è lì che allora si fanno anche le cause, perché tanto è un terno all'otto e uno prova a fare la causa, blocca tutto, poi si vede. È un sistema caotico, un paese avanzato non può andare avanti su queste cose. Va bene. Devo dire che sono d'accordo con Mimmo che queste relazioni, come anche voi gli interventi successivi hanno messo in evidenza, mettono in discussione il problema, il ruolo delle autorità centrali e il ruolo delle autorità locali. Questo secondo me è un punto cruciale e già nel suo piccolo sono state date subito, anche al discorso al dato di Marrelli, delle risposte, cioè c'è la risposta, il problema è un problema di natura culturale e quindi dobbiamo insistere su questi aspetti. L'altra risposta è un problema di professionalità, cioè la burocrazia non è in grado di fare delle leggi fatte bene e quindi lascia adito a ricorso. Anche questa è una spiegazione possibile. C'è la spiegazione che al fondo a massimo il problema delle procedure troppo complicate, procedure molto complicate che in questo paese nascono fondamentalmente dall'idea che più cerchiamo di fare precisare tutto, giacché noi siamo convinti, in parte giustamente, che gli italiani è un popolo di corrotti e di ladri, e allora come si fa a risolvere questo problema? Facendo delle leggi che risolvano tutto, non sapendo che, visto che i contratti sono incompleti per definizione, più leggi fai, più crei il contenzioso. Quindi in realtà alla spiegazione di Massimo ci sono state già date delle risposte. Io però mi voglio riallacciare a quello che diceva Spirito. Guardate che la famigerata impresa pubblica negli anni 60, se qualcuno si va a rileggere il libro di Posner Wolf pubblicato nel 1966, la impresa pubblica italiana era vista come un esempio da seguire, gli inglesi la guardavano come riferimento, l'IRI era un riferimento. Il problema quindi, man mano, e qui ci ricolleghiamo sempre al discorso della tennis, nel momento in cui si è passato da un approccio manageriale a un intervento sempre più politico, è chiaro che è saltato tutto. Quindi il problema quindi non è il fatto in sé, l'impresa pubblica, perché anche la cassa ha avuto un ruolo positivo negli anni, per una serie di ragioni politiche, negli anni quindi fino alla fine degli anni 60, molto dell'intervento pubblico non era da buttare via. L'abbiamo detto più volte. Poi c'è stata questa trasformazione della politica. Non estraneo, anche se non c'entra con l'impresa pubblica, è stata la Costituzione delle regioni, che secondo me ha avuto un ruolo cruciale, negativo, in questo. Anche qui è un problema culturale probabilmente, io non lo voglio negare, quindi anche qui. Però purtroppo le esperienze negative e
ci sono. Quindi in realtà le soluzioni, le spiegazioni, secondo me, sono tutte vere: culturale, professionale, procedure. E si deve intervenire su tutti questi aspetti in contemporanea. Non è un solo fattore che determina, sono tutta una serie di fattori. Io personalmente oggi sono favorevole al, diciamo, ritorno alla centralizzazione. Questa è la mia opinione personale, ma il lavoro che noi faremo, che presenterà domani Claudia Cantabene sugli effetti della corruzione a livello di amministrazioni locali, regionali e statali, sembrerebbe confermare che il peso della spesa, la spesa pubblica, mentre a livello di spesa, di livello nazionale, non ha questo effetto, a livello di spese regionali e locali la corruzione gonfia in modo enorme la spesa pubblica. Quindi l'analisi la vedremo domani. Questo è un po' il problema. Quindi, perciò io non sono contrario al ruolo del locale, però allora sia un locale assolutamente non politico, cioè non lasciamo spazio a, diciamo, come dicevo nella mia relazione, cioè, occorre a questo punto che il grosso delle decisioni sia preso su base non determinato dai politici. Anche a livello nazionale. Oh, Matteo, ti dico qualcosa? Sì. Dai. C'è il microfono. Cioè funziona, va acceso, lo devi accendere. Funziona tutto. No, qua non funziona niente. Ha ragione. Perché l'abbiamo aggiustato, allora, se no non funziona niente. Rapido, rapidissimo. Io credo che Alfredo l'ha detta bene, cioè quando ha detto è sbagliato continuare a vedere di chi è la colpa, no? Come il discorso che è nato prima, l'uovo o la gallina, la causa culturale, economico, istituzionale. A me è sembrato, col mio contributo, di farvi vedere che le cose si possono quantificare, cioè si può dire quante responsabilità di un aspetto, quanto dell'altro, quanto dell'altro. È un semplice esercizio fatto sui dati del PIL pro capite, ma lo potremmo fare per il problema di Marrelli. Cosa causa questo alto livello di litigiosità e di scarso funzionamento delle istituzioni giudiziarie in Italia? Ci saranno le procedure, tutta l'organizzazione, però lo dà per scontato. Dice, vabbè, il fatto è culturale, tutto quanto, diciamo, questo fatto è culturale, è antropologico, però, come ha detto bene Alfredo, siccome non ci possiamo fare niente, facciamo la nuova legge, la legge più restrittiva. E quindi sarà il lavoro per i commercialisti e gli avvocati per evadere e eludere la legge. Se prima non capiamo, se la gente non capisce che è contro il suo interesse, se la gente non capisce che la concorrenza è a suo favore, non ci sarà nessun Bersani che può fare le lenzuolate per la concorrenza, perché la gente non lo voterà più e quindi bloccherà le liberalizzazioni. Allora il problema, e finisco, va fatto. Appunto, secondo me, a livello nostro, no, di istituzione scientifica, va fatta prendendo coscienza che per la prima volta, grazie ai dati, il fattore culturale può essere quantificato, e nell'analisi di problemi di dettaglio, non generali, non sulla filosofia del mondo, ma di dettaglio come quelli che avete citato qui, cercare di capire qual è la componente culturale, la componente istituzionale, la componente economica, e fare delle riforme. Allora, per essere più concreti, io ho parlato con la dottoressa Bertanino dell'Agenzia di Coesione Nazionale delle Politiche di Coesione, che verrà a parlare qui domani, e mi sembra, perciò concludevo il mio intervento con una nota di ottimismo, che anche qui le riforme che si stanno facendo sono nella direzione di capire come mediare locale e globale. Se no, ha ragione Venturi quando dice, ma che facciamo, oscilliamo? Siccome all'inizio degli anni 2000 andava di moda il federalismo, abbiamo fatto quella pessima riforma dell'articolo 5 della Costituzione, adesso va di nuovo di moda lo statalismo e ci ributtiamo in quella direzione.
c'è un bellissimo libro di Hirschman che parla di pubblico e privato e di come l'opinione pubblica oscilla ogni 20-30 anni a questi poli, ma una brava classe, una buona classe politica non si fa trasportare dalle mode del momento, no? Cerca di fare delle sintesi di superamento della contraddizione fra culturale e istituzionale, fra economico e politico, fra locale e globale. Beh. Allora, quasi tutti gli interventi hanno delle suggestioni, quindi rapidamente vorrei rispondere. Centrale e locale, ma dipende che cosa vogliamo dire. Intanto ho cercato di dire, l'ho detto un po' rapidamente, forse non efficacemente, che sicuramente la classe per il mezzogiorno era più strutturata, era più burocratica in un certo senso, ma pur non di meno ha ottenuto molti risultati, perché comunque qualche cosa del modello della TV è rimasto. E comunque la Cassa per il Mezzogiorno non era un ente centrale, sì era centrale, ma non aveva la competenza su tutto il territorio nazionale, aveva una competenza di area vasta, diciamo, però era di area. E avrebbe potuto avere, aveva anche infatti delle articolazioni territoriali. La TVA sicuramente lo era, parte, intanto lo era perché sì, era sovrastatale, ma non riguardava 50 stati membri degli Stati Uniti, 7, quelli che insistevano sulla valla del Tennessee. E aveva ovviamente delle importantissime, diciamo, apprezzatissime dalla popolazione, articolazioni territoriali. Il punto è la selezione dei soggetti e le modalità di incentivo di questi soggetti. E che è chiaro che se uno deve avere a che fare con un'amministrazione locale, comune, regione, le province, ci sono più, non so, quella che sia, comunità montana, ASL a seconda dei casi, prima c'erano le USM che avevano proprio una certa caratterizzazione in cui ci sono dei rapporti di natura diciamo clientelare, o un ministero in cui i dirigenti sono scelti con criteri strettamente particolaristici, non sono sottoposti a una valutazione stringente, non c'è tanta differenza, quindi tutto non è centrale locale, non è questo quello che ho detto infatti, e non è questo quello che dico in genere, è qualcosa che ha a che fare invece con la struttura istituzionale, quindi che invece è la struttura istituzionale, che non è l'unico ovviamente dei fattori, ma è il fattore più importante, peraltro anche un testo molto di moda come oggi, quello di Acemoglu e Robbins, insomma sono certe cose, le diciamo alcuni anche prima di essere famosi Acemoglu e Robbins, dice sostanzialmente questo. La struttura istituzionale a seconda di come si configura nelle varie situazioni è non il fattore ma un fattore importante nell'ascesa, nel declino, stavolta la dico alla Olson, delle nazioni. Quindi non è tanto il centrale. Chiaramente se uno si deve rivolgere a qualcuno è meglio rivolgersi, non so, al politico locale, al faccendiere locale, al mafioso locale, o anche il politico nazionale, il faccendiere nazionale, o sarebbe meglio in un mondo ideale rivolgersi a un soggetto che sta sul territorio, che sta attento alle esigenze del territorio, è stato selezionato con criteri meritocratici e sta diciamo sotto diciamo, gli occhi di altri soggetti tecnici che hanno per mandato istituzionale la valorizzazione e l'adattamento alla dimensione locale, come ho detto a proposito della TVA, e con i quali quindi la dimensione del soggetto che sta sul territorio ha a che fare. Infatti andate a chiedere agli abitanti del Tennessee e vedete cosa vi rispondono, e vi rispondono questo. A proposito di padri e madri, insomma una metafora che non ho visto entrarci molto, per la verità, sono fatti anche molto privati che andrebbero anche rispettati, padri e madri, e invece qua non si tratta di padri o madri, si tratta di fare le cose bene, seriamente, oppure farle un po' malamente. A proposito dell'osservazione di Marrelli, che ovviamente ci servirebbero tutti i dati, là ci sono ovviamente una pluralità di fattori. Chiaramente nel sud ci sono più avvocati che al nord. Nel sud ci sono ovviamente, a quanto parrebbe, ma ci è stato detto, Sharon eccetera, li conosco pure, ma c'è una qualità istituzionale peggiore, il che vuol dire che i bandi sono fatti peggio e le commissioni d'appalto sono più frequentemente popolate da incompetenti, per non dire di cose peggiori ovviamente. Ma al nord neanche si scherza, tant'è che c'è un 50% del successo, certo poi ci sarebbe da dire, ma insomma la giustizia amministrativa è molto più veloce di quella civile, quindi non è tanto però in realtà c'è il problema delle normative. Ora segnalo il fatto che è stato recentemente adottato un codice degli appalti che finalmente si aspettava da anni, recepisce all'ordinamento italiano una serie di direttive europee e che rende più
discrezionale in realtà la scelta del contraente, perché è stato introdotto, si dice da anni, da decenni, ma praticamente fino ad ora in teoria c'è sempre il massimo ribasso, in pratica ci dimostrano le statistiche, c'è quasi sempre il ricorso a forme di trattativa privata o cose del genere, invece oggi sarebbe il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo facilita le cose, in prima battuta no, infatti già abbiamo la mente a tappeto delle associazioni costruttori, dei comuni e così via. Ecco, un'altra cosa che introduce il nuovo codice degli appalti, d'altro ne parlo proprio nel capitolo su corruzione e criminalità organizzata del rapporto SIME del 2016, è anche il fatto che è prevista la creazione di un albo nazionale di soggetti che hanno dei requisiti. Se ti devi sedere una commissione d'appalto devi capire di che stai facendo in linea di massima, no, è chiaro che poi qualcun altro farà per te, no. Ora, questo è facile da attuare? No, richiede un po' di tempo, richiede un po' di assistamento, richiede un mare di attuativi, regolamenti, c'è qualche decreto legislativo ancora in via d'adozione, se non ricordo male. Insomma, ci vuole un periodo di transizione, però la direzione secondo me è corretta, tanto per cominciare, perché finalmente recepiamo questo principio comunitario. Al sud le cose miglioreranno, forse si valorizzeranno un po' di appalti dati in modo avanzato, e vabbè, in prima battuta forse è meglio così. E quindi in prospettiva potrebbe, ma è una cosa che viene decisa al centro, è una legge dello Stato, tranne nelle regioni sottospeciali, che chiaramente quelle sono molto particolari e quelle devono fare, infatti la Sicilia per esempio, tanto per non fare nomi, ha una storia di legislazione in campo d'appalti che già meriterebbe solo quella, un case, anzi tanti case studies, tanti. Ma tolto questo ci sarebbe questa possibilità. Quindi non è un problema di centralismo o non centralismo, è un problema di struttura istituzionale, e chiaramente se c'è un blocco, se c'è uno sviluppo bloccato, c'è qualche fattore in loco che lo blocca, oltre che nel resto, quindi ci vuole una leva esogena di sblocco, non centrale, non è detto che debba essere centrale, scusate per la lunghezza. Adesso ricominciamo a pranzo, cominciamo alle 2:30 con l'onorevole Boccia, io voglio alzare la palla all'onorevole Boccia. Prova a riassumere dal mio punto di vista un senso politico di questa discussione. Io vedo due rischi: che un ritorno al centro in società complicate come le nostre, molto più difficili degli anni 50-60, negli anni 50 una società semplice, elementare, ignoranti, ed era una società destrutturata sotto il profilo istituzionale, c'era il centro e quasi nulla, quindi va bene, quindi stiamo attenti, non è che, come dire, penso che un qualche ritorno al centro non sia importante, no, è necessario, io vedo il pendolo, non vedo Gesù, ma stiamo attenti che la decentralizzazione oggi ha questo rischio, che ha a che fare con società molto più complicate, con poteri molto più rarefatti e distribuiti, con cittadinanze molto diverse da quegli anni 50, primo rischio. Il secondo rischio è che la centralizzazione, sì che si dice, significa decentralizzare il Mezzogiorno, la Lombardia non si fa decentralizzare, l'Emilia Romagna lo scrive nel Consiglio regionale, i deputati i consiglieri regionali del PD lo scrivono in un documento, si attiva un federalismo selettivo, il centro vale per il sud e al nord se la vedono loro, questo è un rischio grandissimo, che rispacca di nuovo il paese in tanti paesi. Questo è molto pericoloso per il sud, secondo me. Quindi siamo attenti che centralizzazione sia adeguata alla complessità contemporanea e che tenga unito il paese e che non lo spacchi come ipotesi di centralizzazione del sud, perché questo è, perché il giudizio negativo è tutto sul sud, tutto sul sud. So che non è così, non ce l'hanno detto anche il relatore, ma il giudizio negativo, la vulgata è sul sud. E dunque il rischio è che cacciamo potere al sud, perché le regioni sud sono incapaci, manteniamolo a Bonaccini, manteniamolo a Marone e così via, perché loro sono così forti e lo Stato è così debole che non è capace di sottrarre il potere del nord, non a quello del sud. D'accordo? Quindi la parola a Boccia 2:30, grazie.